In occasione della Giornata Nazionale della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime delle mafie, l'Istituto Scolastico Don Michele Arena di Sciacca ha organizzato un seminario attraverso cui ricordare uomini e donne uccisi per mano mafiosa. Incontro che si è svolto online e in presenza all'Aula Magna del Plesso Miraglia, intitolata Oltretutto a Falcone e Borsellino. Due, i relatori, Dino Paternostro, direttore del giornale online Città Nuove e segretario della Camera del Lavoro di Corleone, e Michele Vaccaro, scrittore e docente di storia. Sono più di 1.000 le vittime innocenti di mafia ed è importantissimo ricordarle almeno una volta all'anno. Abbiamo iniziato tanti anni fa con Libera, che mette insieme tante associazioni, tra cui anche il sindacato, con la CGIL e altre associazioni. E adesso c'è anche una legge dello Stato, dal 2017 ha istituito questa giornata della memoria come una giornata che lo Stato italiano, dico, vuole appunto dedicare alle vittime innocenti di mafia. È importante ricordare, ma è importante anche, e di questo parleremo, ribadire il nostro impegno per fare in modo che quotidianamente i valori di libertà, di giustizia sociale, di legalità, dico, vengano affermati. E che invece i disvalori che portano avanti le criminalità, cioè mafiose, vengono sempre di più messi all'angolo e sconfitte. Evidentemente è un messaggio che affidiamo principalmente alle giovani generazioni, che devono dare un contributo molto importante, come lo stanno dando, per liberarci dalle mafie, specie in un contesto come quello attuale, in cui si rischia un mix esplosivo tra le mafie da un lato, che approfittano anche della pandemia e quindi evidentemente di uno stato di difficoltà grave da parte della popolazione, e anche adesso questa drammatica situazione internazionale con questa guerra di cui in corso che ci coinvolge tutti, chi in maniera più diretta, chi in maniera più indiretta, e quindi il mix della pandemia, delle mafie, della guerra può effettivamente avere effetti devastanti nel mondo e nel micromondo di ciascuno di noi. Per lo storico è difficile andare alla ricerca di fonti, oltre che pericoloso. Diciamo, infatti il giudice Falcone, come vedrò poi nella relazione, diceva che intraprendere, parlare di mafia è come camminare su un terreno minato. Quindi intraprendere un cammino irto di difficoltà. Come è cambiata nella storia la mafia? È sempre forse più difficile reperire queste informazioni? Sì, la mafia è cambiata. Però io sono tra coloro che sostengono che non esiste una vecchia e una nuova mafia. La mafia è sempre la stessa, come diceva Leopoldo Fanchetti, è l'industria della violenza, l'industria del potere. In pratica, prima la ricchezza nella campagna c'era la mafia gabellota, la mafia del feudo, la mafia rurale. Oggi la ricchezza nelle città, appalti, droga e così via, e la mafia è diventata finanziaria, insomma, si occupa degli appalti, mafia urbanistica e così via. Metastasio diceva che l'adattarsi ai tempi è necessaria virtù. Come si può combattere la mafia partendo dalle piccole cose? Io penso che bisognerebbe partire dalle grandi cose, tagliare il cordone ombelicale tra mafia e politica, a mio parere, perché il politico ha bisogno del mafioso per essere eletto, di solito, non sempre, per carità, e il mafioso serve il politico per poi sbrigare faccende. Nel corso della manifestazione è stata inaugurata un'installazione in memoria delle vittime della lotta alla mafia, realizzata dagli studenti delle classi quinte del professionale ITI sociosanitario e del MAT, guidati dagli insegnanti Filippo Cirafis, Eleonora Sant'Angelo, Marilena Mangiagli e Giusia Augello. L'iniziativa di oggi, aggiunge il dirigente Calogero De Gregorio, rientra nel percorso di contrasto alla povertà educativa avviato dal Don Michele Arena. Alle mie spalle la testimonianza concreta dell'impegno degli studenti e quindi del ruolo della scuola nella formazione complessiva del cittadino. Quello che dalla mia prospettiva è più, come dire, cogente è l'interesse a rilevare che la povertà educativa determina le precondizioni affinché il fenomeno mafioso si diffonda fra i giovani, perché la loro condizione di fragilità li espone
al reclutamento mafioso. Allora noi, la scuola deve fornire strumenti, deve adottare strategie per contrastare la povertà educativa, che per fornire quella formazione di carattere generale e culturale, quell'educazione ai valori che determinano l'unico strumento che può concretamente contrastare il diffondersi del fenomeno.